scarpa, prendi? Disfatto, disfatto. Tutto là, Pippo. Eccola là. Pippo, tu non cuoceva, detto? È cotto, vero? Meno male, grazie. È sterilizzato. L'ha cotto. Forse è poroffo. Tutta latte. Ha detto 8, eh? No, 5, quanto ha detto? No, poi. E tu ti fai il video mentre mangi? Devo fare il video completo io. Vieni, 995. A classe, come dice mio nonno. No. No, quello buono. Bene ragazzi, dopo una bella mangiata di brace, carne alla griglia, adesso il consueto appuntamento con le due ruote nello sterrato. Anche se oggi è bello secco, bello asciutto e fanno una polvere della Madonna. Però tradizione vuole questa. Una volta finita la giornata in mezzo alla terra, stasera, quando la bici esce dal lavoro, che poretta oggi gli è toccato andare al lavoro, ci spostiamo da un'altra parte, da altri amici, in una zona meno polverosa, a fare un'altra bracciata. Poro Nicola, la gotta mi viene a fine Ferragosto a me. Comunque ecco, sì, noi non amiamo molto il mare. Poi ragazzi, il mare a Ferragosto, cioè abbiamo la possibilità di andarci quando ci pare, ce l'abbiamo a un quarto d'ora di macchina, a Ferragosto tutti quanti vogliono andare al mare, perché è così tradizione. Gente infinita, un caldo della Madonna e poi la tradizione di tirarsi secchi d'acqua. Vedi la gente che passa sul bagnasciuga, te sei lì tranquillo anche con il telefono in mano, che a pezzi che te lo tira addosso, ovviamente ti tira l'acqua addosso. Che divertimento c'è! E poi uno non si deve arrabbiare, no? Quindi noi preferiamo molto di più passarlo così, il nostro Ferragosto. Ora vi lascio qualche immagine di qualche motina sulla polvere. Ok, penso che la polvere sia veramente troppa, quindi opto per non fare tanti filmati e andarmene in un posto dove mi impolvero un pochino meno, perché è veramente esagerata così la cosa. Bene amici, finito la giornata in mezzo alla polvere, mi sono fatto una bella doccia rinfrescante perché ero veramente pieno pieno di polvere, c'è anche un po' di polvere sull'obiettivo, e adesso sto aspettando un mio amico che mi porta alla seconda bracciata della giornata, quindi noi appena arriva ci vediamo, ciao ciao! Hai finito? Ora è il senso di questa cosa, no? Così, avere una macchina grossa viene con questa qui. Sto
povero, dai, muovi. Più indietro. Ce l'abbiamo fatta. Un attimo, io sto facendo il filmino. Chi si sposa? Bello qua questo corso, sì. Il nostro fuoco di fiducia. Sì, il nostro po' della luce di fiducia. La nostra luce, eccola qua. La luce lo vedi, poi non ci vede, se non parecchio. Ci vedo. Si mangia, vedrai. Dammi questo, tanto e ti tieni la luce. Cosa non deve venire, Daniele? Ma Beatrice. Sta arrivando. Beatrice. Sta arrivando, sta arrivando. Sì. Salve. Oggi è un'altra giornata, come potete vedere c'è il sole, è giorno. Registro oggi perché l'altra sera, dopo tutta quella giornata di mangiate, grigliate carne e cose varie, arrivati a fine serata ero veramente stanco e distrutto, quindi niente, ho rimandato il finale oggi. Detto questo, bene, avete visto cosa abbiamo fatto nel Ferragosto, una cosa molto particolare, diversa da tutte le cose che le altre persone possono fare, quindi andare al mare, andare in piscina, stare al sole ad abbronzarsi e sudare. Noi facciamo altro, quindi se vi è piaciuto mettete un bel like, commentate e iscrivetevi al canale. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!